Venerdì ore 21:30, eccoci qui puntualissimi. Con prima serie A abbiamo tantissimi argomenti di cui parlare. Prima di tutto Napoli scoppiettante che supera 5-2 la Lazio in uno scontro Champions importantissimo e la classifica che si fa sempre più calda per la zona Europa, ma soprattutto azzurri che dovranno già riscendere in campo lunedì in un'altra gara molto complessa contro il Torino ed una serie A che si sta preparando a tante novità, ma non solo, ne parleremo tra pochissimo. Prima di tutto, sigla. Eccoci qui, ben ritrovati amici telespettatori, siamo prontissimi per affrontare i nostri temi. Prima di tutto vi presento però il mio parterre come di consueto, perché proprio senza non so starci, Giovanni Gaudiano. Ciao Alessia, buonasera a tutti, buonasera a Flavio. E ci divertiremo, gli argomenti sono frizzanti. Tantissimi argomenti questa settimana, infatti li affronteremo tutti questa sera. Un graditissimo ritorno negli studi di Teleprima, nelle nostre trasmissioni, un amico della nostra emittente, un mio amico, così come tutto il Napoli Club di Sessa Aurunca, Flavio Tomasino. Buonasera. Buonasera, grazie Alessia, e per noi è sempre un piacere essere qui, o tuoi ospiti. Flavio, mi sei mancato. Lo stop Flavio. Lo stop Flavio, ricordiamo agli amici che noi poi all'improvviso lanceremo l'hashtag stop Flavio, perché sappiamo che Flavio, ma anche Giovanni, devo dire la verità, amano parlare, amano colloquiare, quindi quando deve interrompersi lanciamo l'hashtag stop Flavio, quindi devi sapere questa cosa. Sì. Esattamente. Iniziamo subito, inizio da te Flavio, non potevi capitare che in una settimana più positive, in un weekend più positivo di questo, devo dire la verità, dopo la bellissima partita del Napoli contro la Lazio. Ma infatti io lo sapevo, perciò ho accettato. Allora, niente, effettivamente era una doppia sfida molto ma molto delicata, soprattutto vabbè, la partita con la capolista. Invece il Napoli è riuscito a cavarsela egregiamente, soprattutto ieri. Però Alessia, se mi consenti, io vabbè, i peana li possiamo fare finché vogliamo, io resto sempre un po' perplesso sulla fase difensiva del Napoli. Anche ieri, purché noi abbiamo vinto 4-0 a un certo punto, sì, prestavamo sempre un pochettino il fianco, vuoi perché ci sono dei difetti atavici nell'organico, nella rosa, tipo il mediano che fa filtro oltre Demme, non c'è nessuno, perché Bakayoko purtroppo, sì, anche se non ha demeritato, però io parlo in generale, io ho sempre la sensazione, non lo so, parlo sempre da tifoso, io sono un osservatore del calcio, non mi permetto di entrare in discorsi tecnico-tattici, però io da tifoso, da osservatore, sto sempre lì quando la squadra, allora, quando il Napoli ha palla, diciamo. Allora, sì, quando si creano due sentimenti contrapposti, quando abbiamo palla e sappiamo quello che dobbiamo fare, siamo veramente una goduria. Però quando siamo in fase di non possesso, io non vedo, e secondo me entro a bomba, questa è la principale colpa di Gattuso. Ecco, iniziamo infatti a introdurre subito l'argomento. Giovanni, effettivamente il Napoli ha dominato nei primi minuti, anche con la questione del rigore, poi ci ritorneremo sicuramente. Poi ha avuto 4 minuti di blackout sul 4-0 dal 70esimo al 74esimo, 4-2, si è lasciato più spazio alla Lazio, complice proprio il solito momento di appannamento, di totale buio da parte degli azzurri. Poi ovviamente c'è stato anche il quinto gol col neoentrato Osimhen e si è chiusa poi la gara. Ma quello che diceva Flavio è condivisibile al 100%. Noi abbiamo un problema in mediana che scopre quali sono le magagne della difesa, perché al di là di Koulibaly, che è il giocatore su cui si fonda la nostra difesa, al di là di Manolas, che quando è in forma e in certi momenti fa delle prestazioni di livello, noi abbiamo il problema sui difensori esterni,
Perché i difensori esterni, cioè, se noi guardiamo il gol di Immobile, guardiamo i movimenti che fa Di Lorenzo su quel gol, cioè sono movimenti completamente sbagliati. Non fa la diagonale, non fa imbarcatura, lascia un giocatore come Immobile completamente solo. Noi adesso stiamo facendo bene a fare questo discorso, perché quando le cose vanno bene bisogna analizzare gli errori, analizzarli quando le cose vanno male è molto complesso, è più complesso, quindi è giusto farlo adesso. Per quanto mi riguarda, io penso che nell'arco di pochi anni noi abbiamo perso due giocatori a centrocampo dal lavoro oscuro, ma che erano giocatori importanti. Il primo, Jorginho, che garantiva una fase di copertura e una costruzione. Il secondo, che era solo un frangiflutti, era solo un giocatore di forza, e parlo di Allan. Il sostituto migliore che abbiamo in questo momento, ha ragione Flavio, è Demme, perché è l'unico che riesce a fare la fase difensiva in un certo modo. Bakayoko è arrangiato in questa situazione, Lobotka neanche a parlarne. Detto questo, praticamente il problema è lì, cioè la nostra squadra è una squadra che ha una bellissima rosa, ha una buonissima rosa, ma ha delle mancanze. Ancora ieri Gattuso ha schierato Isai a sinistra, perché ci manca un sinistro naturale, o meglio, ce l'abbiamo ma non può fare una partita ogni tre giorni, parlo di Mario Rui evidentemente. Cioè il discorso è questo qui, la difesa, una partita come quella di ieri, 4-0, la partita è finita, è chiusa, la difesa non deve concedere nulla, basta stare lì e non concedere nulla, 10 minuti dopo il 4-0 la partita era in soffitta. Dal mio punto di vista non è stata mai in bilico, anche sul 4-2, perché che il Napoli potesse fare ancora gol si vedeva chiaramente, anche perché la difesa della Lazio è veramente in certi casi ridicola. Ci buttiamo dentro anche Reina? Ma Reina, lasciamo perdere il discorso Reina, perché poi bisognerebbe andare a capire perché hanno puntato su Reina, hanno mollato Stracoscia, bisognerebbe capire tante cose. Ma quello che voglio dire, qualche giorno prima questa difesa aveva preso 3 gol più un annullato dubbio dal Benevento, che ha difficoltà ad andare in rete notoriamente. Quindi abbiamo giocato, diciamo, ieri sul velluto di questa situazione, cioè del nostro attacco, che è un attacco che quando gira può far gol a chiunque. Ma se paragoniamo la fase difensiva di ieri a quella di Napoli-Inter, ci accorgeremo che pur essendo più coperti con l'Inter, quindi meno larghi, gli errori sono stati gli stessi. Cioè noi abbiamo rischiato anche con l'Inter di avere delle segnature per gli stessi errori. Bravo. E quello che dall'inizio dell'anno non si riesce ad aggiustare. Ora, se Napoli gioca 15 metri più dietro va un po' meglio, ma poi perde la sua forza in attacco. Questa è un po' una disamina, per carità, non vuole essere una disamina da tecnico, da allenatore, è una disamina dei fatti, di quello che vediamo. Certo, certo. Semplice, proprio userei questo termine, terra terra, cioè per dire... Come è sempre molto accurata, lo sai, quindi ci sta assolutamente. È solo che vedo il calcio da 60 anni. Ci sta, Onore e merito, assolutamente. Flavio, hai toccato anche il tasto Gattuso, poiché è giusto ascoltare anche un po' la tua opinione e ritornare anche un attimo indietro, nel senso che il Napoli adesso è in una situazione di classifica molto aperta, e non solo il Napoli, la stessa Atalanta, la Juve, lo stesso il Milan, con anche il secondo posto molto molto aperto e che si apre a numerosi scenari. Ricordando un po' quello che diceva Gattuso anche in concomitanza degli impegni infrasettimanali, effettivamente con meno infortuni, con la situazione Covid diversa, ovviamente staremo parlando di una vita parallela, però con la settimana tipo, avremmo potuto vedere un Napoli in una diversa posizione di classifica, o per farla più semplice, il potenziale della rosa del Napoli è attrezzato per dar fastidio, non dico alla vetta, ma almeno ad un secondo posto in maniera più sicura? Allora, la risposta è sì. Il Napoli avrebbe potuto tranquillamente, per l'organico che ha, a mio avviso, mi
voglio attirare tutte le ingiurie di incompetente da parte degli ascoltatori o degli altri, di chi mi ascolta, di chi ha la bontà di ascoltare, per lottare per lo scudetto. Il Napoli aveva tutte le carte in regola, nonostante abbia delle lacune d'organico, come il terzino sinistro, che è inguardabile, che l'altro purtroppo è sfortunato, quell'altro non esiste proprio, per me è un giocatore, faccio fatica, per me è un giocatore che va bene nello Spezia, ma forse nemmeno, perché Bastoni dello Spezia è più forte. E a centrocampo, come dicevamo prima, ma se non altro nelle alternative, perché la rosa del Napoli c'ha Demme, c'ha Bakayoko, Lopotka, poi non abbiamo tanti grosse alternative, però fatta eccezione di queste, noi abbiamo Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne, Politano, Osimhen, Mertens, me ne sto scordando sicuramente qualcuno, io non so questa roba, Lozano. Petagna ce lo mettiamo. Petagna che comunque nella spalla, cioè, fece il gol l'anno scorso, l'80% dei gol della spalla, e che quest'anno comunque sia, vabbè, ma comunque il terzo attaccante Petagna. Certo. Ok? Quindi poi metti Koulibaly, che quando sta in forma, se non è il migliore del mondo, poco ci manca, ci va molto vicino. Manolas, che per me Ramani pure è buono. Quindi voglio dire, io questa qualità, i due portieri sono uno più forte dell'altro. Il portiere che ha giocato ieri, che è uno dei migliori portieri d'Europa. Bravo. Allora, noi abbiamo due portieri, tra le coppie portieri più forti, secondo me, d'Europa, però dobbiamo ascoltare il signor Gattuso che si lamenta, che caccia alibi in continuazione, manca il veleno. Io mi ricordo le dichiarazioni del nostro allenatore, dice manca il veleno. Sì. E io da spettatore, da tifoso, dall'altra parte della telecamera, pensavo tra me e me, sì, ma sto veleno a questi qua. Chi glielo deve dare? Chi glielo deve dare? Cioè, la domanda nasce spontanea e la risposta credo pure, l'ho detto prima, secondo me non ha dato, le colpe quali sono? Non ha dato una fase difensiva a questa squadra, non c'era bisogno del Napoli al completo per battere il Torino in casa, lo Spezia è stato sfortunato, siamo d'accordo, per non andare a perdere a Genova, no, non vincere, non andare a perdere a Genova, non andare a perdere a Verona. Quando stavi in vantaggio 1-0 e hai avuto l'occasione con Demme per fare 2-0, quindi stai vincendo 1-0 e l'hai persa malamente, ok? Quindi io non credo che ci volesse il Napoli delle migliori occasioni per battere il Verona, il Torino, il Sassuolo, 3-2 la partita vinta, e allora, cioè, queste sono molte volte. Poi, che vogliamo dare l'alibi degli infortuni nello stesso reparto, sicuramente, però, secondo me, colpe 10, alibi 6, e c'è stato un disavanzo di 4, quindi, per me, cambiamo rotta, cambiamo, sto sentendo pure discorsi, Gattuso se lo prendesse il tifoso, chi è, con Lovati, proprio Milan, se lo prendesse al Milan. Cioè, allora, noi andiamo su altre strade. Reputo che il Napoli, tornando alla tua domanda, abbia perso una grandissima occasione quest'anno. Perché l'Inter ha preso il largo nel girone di ritorno, dove ha fatto 11 vittorie consecutive. Se tu ti ricordi la classifica della partita d'andata Inter-Napoli, sì, dove sì, il Napoli sì, la dominò, soprattutto quando rimanemmo poi in 10 dopo il gol loro, noi abbiamo dimostrato sia all'andata ma pure al ritorno che queste grandi differenze tra Napoli e Inter non esistono, perché tu poi l'Inter l'ha incontrata quando l'Inter non era ancora convinta di sé, a Napoli l'ha incontrata nel pieno della loro convinzione, e in tutte e due le circostanze il Napoli non ha dimostrato di essere inferiore. Certamente l'Inter non ha avuto gli infortuni che ha avuto il Napoli, questo è vero, ha avuto degli episodi a favore, di fortuna che il Napoli non ha avuto, però io resto con rimpianto, sinceramente, perché si poteva fare qualcosa. Assolutamente, l'Inter, tra virgolette, è stata aiutata che non c'è stato un antagonista di grande continuità quest'anno, quindi assolutamente nel girone di ritorno poi ha spiccato il volo. Giovanni, lascio rispondere a te su questi temi. Quello che questo discorso che ha fatto Flavio è condivisibile o non condivisibile a secondo di come lo vogliamo guardare. Il discorso è delicato sul Napoli, perché il Napoli quest'anno è stato tutto e niente, cioè ha avuto una difesa per un certo periodo che andava benissimo, non prendeva gol, poi una difesa che invece è crollata, abbiamo avuto un attacco che a un certo punto sembrava, nonostante la forza che ha, incepparsi, il centrocampo, il problema, chi segue sa che io non sono
un pro Gattuso, non lo posso essere per una serie di ragioni, tra cui una di quelle è quella che diceva Flavio, del modo di parlare, di comunicare certe cose, no? E poi ritengo che lui sia molto aiutato da questi opinionisti che sono suoi amici. Ma guarda Flavio, ieri sera chi faceva il commento per Sky parlava di Di Lorenzo come del migliore in campo. Allora, se Di Lorenzo lo vogliamo guardare dalla metà campo in su, forse è stato uno dei migliori in campo. Vero. Ma siccome Di Lorenzo è un difensore, dalla metà campo indietro, è stato pessimo. Ma quella fa parte della fase difensiva. Però che tu che sei un allenatore, voglio dire, scusami che ti interrompo. No, ma io parlavo degli opinionisti. No, il discorso è questo però, ho detto tra me e te, perché Di Lorenzo, allora a un certo punto, se tu che sei un allenatore e vedi che questa persona, questo giocatore non segue una disposizione tattica, allora due solo cose, o glielo dici tu che quello deve andare... Secondo me sì. Allora, chiaramente questo te lo garantisco. Sì. La fase offensiva di Lorenzo la chiede Gattuso. Sì, infatti. Gattuso non si rende conto che però quel giocatore, facendo quel tipo di fase offensiva, non ha il recupero. Ma infatti anche perché, ma guarda, questo penso che sia, come dire, evidente. Lui corre in un modo che qualunque scattista gli dà 2 metri. Cioè lui non ha una corsa fluida, lui va in progressione, ha una falcata lunga. Uno scattista a passo breve e uno furbo e veloce come Immobile, era normale che lo mettesse in difficoltà. Siamo stati fortunati che è successo una volta. Ma se fosse successo di più... Ma perciò io critico la fase difensiva, ho criticato Gattuso. La prima critica che io faccio però, a Gattuso è la fase difensiva. Però io ti faccio un'osservazione. Adesso al di là, il discorso che stavo cercando di condurre è questo. Cioè... Se noi ci soffermiamo sulle partite, sul rendimento dei giocatori, della squadra nel complesso e facciamo questa specie di monopoli dell'annata del Napoli, usciamo pazzi, perché non si capisce in un Napoli che poteva essere nelle prime posizioni e quindi aver blindato la Champions, a mio modo di vedere, da tempo, che invece non sappiamo se ci arriverà, un Napoli che forse poteva dare fastidio anche all'Inter, un Napoli che ha lasciato sul campo 9 sconfitte. Il problema del Napoli sono le sconfitte. Sì. Guarda, paradossalmente, bastava perdere, come le squadre che ci precedono, 4-5 partite, questa è la media. Se avessimo perso solo 4 partite avremmo 5 pareggi, non dico 5, certo. 5 punti in più, saremmo secondi tranquilli. Tranquillissimi. Quindi proprio. Che cosa vuol dire questo? Che è stato gestito male il potenziale a disposizione. Poi hanno inciso i infortuni, hanno inciso un'altra il Covid, ha inciso i contagi, hanno inciso i rapporti interni, perché... per strana ragione, da quando è stato indetto il silenzio stampa, che è una cosa orribile, però il Napoli ha avuto dei vantaggi. Ma secondo perché, me il silenzio stampa è stato indetto proprio perché a un certo punto non fa dire cavolate a quello. Si è riuscita più a gestire la situazione. Perché Gattuso non si gestiva più. Ma perché se tu vieni a dire ogni domenica che Cristo ha creato e perdi una partita e dice il veleno. Domanda sul futuro, ma quello ha chiamato, ma con me, ma quando tu Ancelotti allenava il Napoli e si sentivi con De Laurentiis, là andava bene. Cioè, non hai pensato alla correttezza del collega, andava bene. Ma per carità, ma Flavio, se dica, ma non Flavio, può fare la Vergine, Flavio, tu è immacolato, non ci conosciamo. Per carità, io quando l'ho detto pubblicamente, quando io penso che noi abbiamo mandato via un allenatore come Ancelotti per prendere Gattuso, mi viene la... Vabbè, anche se Ancelotti ha fallito a Napoli, Giovanni, ma non dobbiamo ha fallito. Essere onesti. Ma cioè, guarda, sinceramente, Flavio, ora gli è toccato un tasto dolente. No, Flavio, tu la guardi dal punto di vista del tifoso, ha fallito. Io la guardo dal punto di vista di quello che lui voleva costruire, che non gliel'hanno fatto fare, la società. E questo è quello che io intendo dire. Cioè, se tu prendi un allenatore come Ancelotti e non gli dai i giocatori che ti ha chiesto per fare il gioco che vuole fare, vuol dire che tu stai pigliando in giro Ancelotti e il pubblico. Oh, che però Giovanni, allora io sento parlare Allegri, molte persone, io sento pure grandi giornalisti. Non verrà mai a Napoli Allegri. Ma non deve venire. Perché ma non deve venire, stesso, perché poi. Il problema, a parte che sarebbe lo stesso, a parte che sarebbe il medesimo di Ancelotti, questa società
se può arrivare un giorno, come tutti ci auguriamo, a vincere quella cosa che non vogliamo manco nominare per scaramanzia, e io non l'ho mai nominata, Alessio lo sa. È vero, è vero. Non l'ho mai nominata. Se vogliamo aprire quella cosettina così, dobbiamo farlo puntando su, ecco, su questi giocatori come fa il Napoli, e su un allenatore che ti dà quel valore aggiunto, un cosiddetto, non mi piace il termine, giochista. Perché se tu vai dietro a questi allenatori del nome, e perciò l'errore d'Ancelotti, quella è stata la vera... Allora, Giovanni, vuoi sapere come la pensi io? Quella è stata la vera papponata di De Laurentiis. Chiamare Ancelotti. Perché per quello che hai detto tu. Perché ha voluto mettere fumo negli occhi ai tifosi. Sì. Ci richiamo uno dei migliori allenatori. Adesso arrivo anche i giocatori, invece non è stato così. Tu gli devi dare i giocatori. Però vedi, anche in questo, no? Il monopolo si allarga. Perché poi dopo... lo mandi via, a gennaio spendi, compri dei giocatori, poi gliene compri altri. Io ti faccio un'osservazione, ma se avessimo avuto qualcuno dei giocatori che poi sono arrivati dopo, quando Ancelotti ha chiesto, che poi a un certo punto nessuno se lo ricorda, Carlo Ancelotti aveva chiesto soprattutto un costruttore di gioco di qualità. James Rodriguez o qualcuno che fosse similare. Anche se più tre quarti però James Rodriguez. A Napoli serve un po' più alla Pirlo, ecco. Ma lui poi pensava di costruire un tipo di gioco, non ha avuto il tempo di farlo, ma non ha avuto il giocatore. Perché noi non sappiamo con un giocatore come James Rodriguez il Napoli cosa avrebbe fatto. E storicamente, quello che vi dico che storicamente quando il Napoli ha avuto dei costruttori di gioco di spessore, ha sempre fatto dei buoni campionati, perché il Napoli dal punto di vista della storia calcistica è stata sempre una squadra che ha rotto le scatole alle squadre del nord, ha sempre avuto opportunità, non a caso si dice che il tallone d'Achille del Napoli è quando gioca con le piccole. Questo va considerato e potrebbe dire che ci lascia dire che forse potevamo competere per il campionato. In realtà noi dobbiamo guardare le cose come stanno. Le cose come stanno ci dicono che abbiamo recuperato una posizione con grande difficoltà e adesso purtroppo siamo lì, ma è vietato, diciamo, commettere errori. Sbagliare, certo. Perché adesso abbiamo 6 partite... dovendo proprio dirla così, facendo i soliti discorsi maccheronici a numeri, andrebbero vinte 5 partite su 6 per essere abbastanza sicuri di poter arrivare alla meta. Ma non è facile. Abbiamo 3 scontri con 3 squadre che hanno l'acqua alla gola, certo, e che venderanno la pelle carissima. Un'altra che pure è difficile. Però Giovanni, ci sono parecchi scontri diretti. Io non lo so, la classifica la possiamo vedere, perché vorrei fare un'osservazione su quello che ha detto Giovanni. Come no, diamo prima la pubblicità, poi parliamo anche del prossimo turno, della classifica e di tutto. Un attimo di pubblicità e ritorniamo. Azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali ed energie rinnovabili, la famiglia Cancello ha costruito e realizzato a solide fondamenta un'azienda del futuro, partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare, anche nei rami delle costruzioni e delle energie rinnovabili, con rispetto e amore per l'ambiente. E ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord, con marchi importanti tali da accrescere così l'appeal del nostro territorio. Gruppo Marican, via Consortile SNC 81030, zona ASI, Teverola, Aversa Nord, Caserta. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ma
Ben ritrovati, eccoci qui dopo un piccolissimo break pubblicitario. Dobbiamo immergerci anche nel prossimo turno che ormai è imminente come ogni weekend, però prima dobbiamo fare un piccolo passo indietro, perché infatti questa è stata una settimana particolarmente calda, poiché da domenica scorsa il calcio ha subito una piccola rivoluzione che, come è arrivata, è anche fortunatamente terminata. Parliamo infatti del progetto Superlega, che ha sconvolto tutto il calcio non solo italiano ma possiamo dire internazionale. Questo progetto dei 15 soci fondatori, in un primo momento ce ne sono stati 12 ufficializzati, che poi pian piano ha perso pezzi definitivamente, ripetiamo sempre fortunatamente per tutto il calcio, che ovviamente ha scosso tutto il meccanismo calcistico nazionale e internazionale, la FIFA, la UEFA, ma soprattutto i tifosi, poiché al centro di questo meccanismo, ovviamente per non dilungarci troppo, ma ovviamente non c'era la meritocrazia, bensì questi soci fondatori che ovviamente facevano parte di questa competizione di diritto. Giovanni, non mi dilungo troppo perché vorrei far parlare te. Il fatto è semplicissimo. Io ero molto diciamo colpito dal fatto che ci fossero 6 squadre inglesi, perché io considero gli inglesi i più agonisti, i più diciamo che veramente nel gioco del calcio, come in tutti gli sport, hanno una visione agonistica che rimane quella di un tempo. E fortunatamente non mi sbagliavo, perché poi abbiamo visto che il pubblico inglese e i giocatori, gli allenatori, gli addetti ai lavori hanno subito levato la voce contro questa iniziativa, al punto che un presidente come quello del Liverpool si è sentito in diritto, in dovere anzi, di andare in televisione e chiedere scusa, dire che era un errore, dire che non ha capito nulla, che avevano sbagliato, e pur essendo il Liverpool quest'anno, non avendo disputato un grande campionato, insomma, queste cose le sappiamo, una grande stagione, ha voluto chiedere scusa al pubblico. Prima cosa, mi domando in Italia se questa cosa poteva succedere. Non è successa, perché nessuno ha chiesto scusa. Anzi, Paolo Maldini, Mammoletta, dice che lui non sapeva nulla. Io, quando sento parlare un gran giocatore come lui e fa questo discorso, credo che sia una cosa che non è accettabile. Non è accettabile che Paolo Maldini dice non lo sapevo. È impossibile. Quindi questo significa mettersi dietro al paravento e sbirciare, e non va bene. In Italia non sarebbe successa come non è successa, ma soprattutto ha dimostrato ancora una volta che dove c'è il senso dell'agonismo non può esserci la superbia di chi pensa di potersi scegliere gli sparring partner, di poter fare una competizione senza meritocrazia, avendo dei finanziamenti mostruosi, ai quali però poi dopo bisogna aggiungere che tutti i giocatori che avrebbero giocato questa competizione avrebbero chiesto sicuramente degli aumenti di stipendio, per cui praticamente questi soldi fantomatici che si prevedeva arrivassero, chissà poi se veramente avrebbero, come dire, sistemato le casse sociali di queste società, che sono tra le più indebitate d'Europa e che hanno debiti per i quali andrebbero fallite. Dico, che sarebbero stati poi risanati con questa operazione. Cioè, lo dicono in tre anni, è da dubitare, però la cosa finale che voglio dire io su questo argomento: il Napoli è stato fatto fallire per 11 milioni, 12 milioni di euro, la Juventus in questo momento ha 1 miliardo di debiti, 1 miliardo di euro di debiti. È una cifra mostruosa, perché quello che dice il Sole 24 Ore, a quello che dice il Sole 24 Ore bisogna aggiungere il prestito obbligazionario fatto l'altro anno, che andrebbe rimborsato e che loro non potranno rimborsare. Per cui stiamo parlando di 1 miliardo di debiti. Se non facciamo fallire la Juventus, le consentiamo di andare a giocare la Superlega e fregarsene di tutti. Quindi quello che è successo in Europa, in Italia, anche con l'intervento del presidente Gravina, che ha detto non è un problema di finanziamenti e di entrate, è un problema di costi. Non si può pagare un giocatore 31 milioni di euro all'anno netti, 60 milioni
lordi. Non si può. Io mi domando, se fosse oggi in campo Maradona, quanto avremmo dovuto dargli secondo queste situazioni? Il doppio di quello che prende Ronaldo, perché penso che ne valesse due Maradona. Due. Dico per dire. Io almeno. Infiniti, diciamo. Flavio, in settimana ci sono stati comunque tanti personaggi che hanno preso posizione, lo stesso De Zerbi, prima della gara contro il Milan, che l'ha visto trionfare, ha detto delle cose molto molto forti e importanti, condivise poi ovviamente da tutti. Ma lo stesso Klopp, che era l'allenatore di una delle società. Guardiola. Cioè, allora, infatti io, a parte che condivido veramente, faccio mio l'intervento di Giovanni, ma questa era una bolla, a mio avviso. Sapete perché? Perché tu, per creare soldi, interessi e quindi soldi, no? Appeal per la competizione, devi creare, oltre che non era giusto il fatto che loro ce la scegliessero, devi creare la competizione accanita. L'imprevedibilità certo. Del risultato finale. Ecco, noi siamo adesso, tra poco, credo, analizzeremo la corsa Champions, che è intrecciata alla corsa salvezza. Perché ci tiene lì avvinti e quindi crea l'interesse? Perché ci sta la possibilità della retrocessione, chi deve andare in Champions, chi deve andare in Europa League, chi deve vincere lo scudetto. Tu ti immagini questa competizione, no? Nasceva, partiva, dopo 12 squadre, presumo un campionato di 11 partite andate e ritorno, quindi 22 giornate, ok? Allora parlavano prima, di 20 squadre. Sì, c'erano sì, vabbè, 20 squadre, poi 4, due gironi, allora diciamo che erano due gironi da 10, mi pare, sì. 9 partite, 18, oh. Allora mettiamo che alla, non lo so, alla 11ª giornata di questa fantomatica competizione, due o tre squadre già si erano staccate dalla vetta, quindi non potevano, molto probabile che accade, chiaramente, no? Allora giustamente, quindi l'interesse se ne inizia ad andare, anche perché, scusami Flavio, ci sarebbero state poi 5 squadre invitate per merito che ovviamente sarebbero state molto diverse. Bravo, dai esatto. Soci fondatori per non dare pure fastidio, esatto, magari alla qualificazione, eccetera, eccetera. Insomma, il fantacalcio, stavano facendo la lega del fantacalcio. Allora, questo voglio dire, questa competizione, se non avesse attirato interesse e quindi i soldi, quello di JP Morgan non è che la società di mutuo soccorso che dà i soldi a 3 miliardi e mezzo così, dice divertitevi, eccetera. Oltre al problema che giustamente solleva Giovanni, cioè i giocatori sarebbero andati a batter cassa, certo. Perché qui se ero procuratore sportivo di un mio assistito, la prima cosa che avrei fatto sarebbe stata andare a bussare a denari. Ma oltre a questo, se tu non crei l'interesse e quindi il giro economico, quelli che JP Morgan dice, amico caro, amici miei cari, io ho finanziato, io ho creduto nel vostro progetto, esatto, ma poi fare? I conti non tornano, e quindi mettiamo debiti su debiti, insomma, un caos. una bolla, una cosiddetta bolla. Ma ti dirò di più, Flavio, il fatto che oggi Ceferin abbia ribadito nella riunione che non ci saranno provvedimenti per queste 12 squadre, è una manifestazione che prosegue nell'appello che lui fece. Lui disse: se tornate indietro è come se non fosse cambiato nulla. Ma la geografia nel frattempo è cambiata. Perché? La geografia politica, ovviamente, no? Perché Agnelli che cos'era? Era presidente dell'EFA, consigliere federale della UEFA, vicepresidente, sì, stava nel membro del consiglio direttivo. Adesso lui non è più, non ha più cariche, si è dimesso. E potrebbe anche essere giubilato dalla Juventus, perché se non dovesse vincere il campionato, e non lo vincerà, se non dovesse vincere la Coppa Italia, e potrebbe non vincere, non dovesse vincere la Champions, e non la vince, se non dovesse entrare in Champions, e può succedere, che cosa accadrà a Torino? Punto interrogativo. I cugini lo faranno fuori. Siamo curiosi. Ma perciò, allora, capito? Tu vai a intraprendere un'avventura quando crei una competizione fondata sul merito sportivo. Assolutamente. E allora sì, allora una cosa è dire, ragazzi, la UEFA oggi ha 3 competizioni, ora ce n'ha una terza, non so se siamo tutti, lo sappiamo, no? Questa conference, me, sinceramente, proprio inutile. Non dico che l'Europa League è inutile, non mi va, perché ha una storia comunque legata alla Coppa UEFA, vabbè, anche se non è la stessa cosa. Allora una cosa è dire alla UEFA, cara UEFA, perché non fai un'unica competizione
dove cerchi di anche tu racimolare il JP Morgan della situazione, però fai, distribuisci meglio le risorse, crei una competizione unica veramente interessante che coinvolge. Perché parliamoci. Ma la fai iniziare per esempio nel periodo di preparazione, sfruttando tutte quelle amichevoli, tutti quei tornei. Esatto. La fai iniziare, cari, tutte le squadre, proprio... per esempio un unico calderone. Ma adesso vedrai che faranno qualcosa. Ok, tu fai unica competizione, poi fai arrivare a qualificare 36 squadre alla fase finale. Quelle 36 però hanno essere 36 più forti, perché anche il tifoso che da dice slovacco sa benissimo che lo Slovan Bratislava, può pure capitare che un giorno, ma lo stesso tifoso si appassiona a quella competizione, perché se vede il merito, che dice, ah, queste sono le 5 squadre più forti d'Inghilterra, certo, queste sono le 5 della Spagna, questo è campione di Slovacchia, quello è campione d'Ucraina, allora è un discorso. Quindi loro hanno ragione quando dicono noi siamo i protagonisti e noi dobbiamo essere premiati, perché tu senza di me non vai da nessuna parte. Siamo d'accordo, ma da qua a fare un circolo chiuso, a prendere dei soldi che avrebbero ingenerato altri debiti per, certo, i motivi che abbiamo detto, per me è follia, è stata, tu hai detto rivoluzione, è stata una fuitina. La fuitina. Assolutamente, però secondo me è stato fatto tutto, perché non li faccio così inconsapevoli e così ingenui, è stato fatto tutto per arrivare a un punto che diceva anche Giovanni, sì, comunque di cambiamento, che alla fine va bene un po' a tutti, che cambierà comunque chissà cosa. Ma quella, però... questa è... fa parte di quella che nella storia si chiama la rivoluzione silenziosa, no? Esatto. Quella praticamente di fare delle cose per ottenerle. Esattamente, delle altre. Esattamente. Se fosse così, allora potremmo anche rivalutarla. Bravo. Questa operazione. Io penso che non sia così. Io penso, sentendo parlare Florentino Perez, sì, non si arrende. La Lega Spagnola è l'ultima ad aver parlato contro, perché il Real Madrid di Spagna, per storia, è un club inattaccabile, certo, sotto tutti gli aspetti. Quando c'era Franco era la squadra del regime, per cui ha una sua storicità importante. Florentino Perez fa un discorso perché fa capire che la difficoltà economica è alta, crea delle problematiche. Il problema è che quello che vale per la Juventus vale moltiplicato per il Real Madrid. Sì. Cioè le spese che si sono fatte, i costi che si sono sostenuti, non sono delle cose normali. Non è nella normalità delle cose. E poi aver fatto deflagrare questa cosa in un momento come questo, dove ci sono lavoratori che non hanno più il loro lavoro, aziende che chiudono perché non si lavora, questo ha dato una sensazione negativa del mondo del calcio a quel livello. Ecco che sono scesi in piazza i tifosi, molti hanno detto che erano pochi, quello che non si è capito è che non erano pochi, bravo, erano la punta di un iceberg, esatto, silenzioso che stava nelle case e che avrebbe voluto scendere tutti a dire che era una cosa sbagliata quella che si stava per fare. Eh sì, anche perché sono stati in tante occasioni rappresentanti anche del movimento ultras, quindi tifoserie anche importanti, la COP, gli stessi tifosi, anche della Juventus e di, sì, tutte, sì, le squadre in rappresentanza di questa Superlega. Noi come sempre siamo lunghi sui tempi, quindi ci fermiamo nel parlare di questa rivoluzione calcistica e parliamo del prossimo turno, della prossima giornata di Serie A. Leggiamo anche lo stesso prossimo turno che inizierà sabato con Genoa Spezia alle 15, Parma Crotone alle 18 e Sassuolo Sampdoria alle 20:45. Nella giornata di domenica alle 12:30 Benevento Udinese, Fiorentina Juventus alle 15, Inter Verona, Cagliari Roma alle 18, in serata Atalanta Bologna. Abbiamo partite anche lunedì ovviamente con Torino Napoli alle 18:30 e una caldissima Lazio Milan alle 20:45. Come sempre però il pronostico in casa Benevento di Giovanni e soprattutto il punto in casa Benevento, perché non ce l'aspettavamo, ma la situazione si sta complicando molto, e l'abbiamo detto nelle settimane scorse, sì, che c'erano dei momenti in cui il Benevento avrebbe dovuto cogliere l'occasione di alcune partite in casa che poi erano anche, diciamo, che avrebbero distanziato ulteriormente certe squadre che lottano con loro. E adesso non diciamolo più, c'è questa partita in casa che il Benevento deve cercare di vincere. L'Udinese purtroppo ha perso in casa con il Cagliari,
L'Udinese è tranquilla, non dovrebbe avere più problemi di classifica, ma ha perso in casa con il Cagliari e non credo che andrà a fare una passeggiata a Benevento. Quindi il Benevento domenica dovrà fare una partita all'arma bianca, forse anche Pippo Inzaghi dovrà pensare di controllare meglio la fase difensiva e cercare di sfruttare al meglio i contropiedisti, i velocisti che lui ha in rosa, per cercare di portare a casa finalmente una vittoria che non risolverebbe il problema, ma comincerebbe a far rifiatare un po' l'ambiente e soprattutto l'ambiente squadra. Sì, anche psicologicamente sarebbe veramente molto molto importante. Flavio, ovviamente ti chiedo di Torino-Napoli. Ecco. Non te l'aspettavi, eh? Però se no, mi vuoi parlare essere... anche, non lo so, di Inter-Verona... No, allora io non ti farò un pronostico manco sotto tortura per quello che riguarda il Napoli, dovresti ricordare anche questo. Allora, posso dire una cosa semplicissima, così siamo brevi, capisco le tue esigenze, inizio a capire le tue esigenze. Hai visto? Prima non le capivo. Ora allora, invece... Ti dico, il Torino, Napoli se scende in campo con... il buzzo buono, con la dovuta aggressività, tecnicamente molto superiore al Torino. Non sto scoprendo l'acqua calda, ovviamente chi da casa mi guarderà dice bella scoperta, quindi voglio dire, quella è l'unica incognita, è l'atteggiamento che avrà il Napoli durante questa... Se il Napoli avrà l'atteggiamento che abbiamo visto ieri sera con l'Atalanta in casa, non ci sono problemi. Se invece abbiamo quel bel atteggiamento tipo che abbiamo avuto a Sassuolo, a Reggio Emilia, a Verona, a Genova, ci sono tantissimi problemi, che poi il Torino non è che non abbia proprio i giocatori, attenzione, anzi no, secondo anzi, me anzi. Qualitativamente, vedendo la classifica, qua sotto è una delle squadre meglio organizzate. Vero, e io ho paura per i miei corregionali, effettivamente, che devono stare molto attenti, perché le rose di Cagliari, Torino, Fiorentina, sono di un livello molto ma molto superiore al Benevento. Però sono discorsi che, tornando al Napoli, che ci possono riguardare nella misura in cui noi sappiamo che dobbiamo affrontare appunto il Torino, poi abbiamo il Cagliari e abbiamo lo Spezia, sperando che lo Spezia già non ci tiri un brutto scherzetto come all'andata e che sia un po', sia tranquillo, un po' in più tranquillo in classifica, perché mo sta a 33 e in due giornate potrebbe accumulare qualche punticino, anche se e non me lo auguro per gli amici Spezia, sanniti. Potrebbero iniziare già da sabato a racimolare sì, un Spezia po' di Genoa. Sì, esatto. Sarà molto importante questa partita, sì, in effetti sì. Invece per la zona Champions abbiamo una bella Fiorentina-Juventus, che credo sia comunque una partita da guardare, ecco. Inter-Verona ovviamente per lo scudetto, Cagliari-Roma che non è così scontata secondo no, me, e Atalanta-Bologna. Aspetta, ma Cagliari-Roma non scontate, perché ormai la Roma, anche se la Roma, ecco, se vuole tenere a conservare il settimo posto, perché ha 6 punti sul Sassuolo, dovrebbe dare fastidio al Cagliari. Perché ci stiamo concentrando? Sempre per il fatto che diceva giustamente Giovanni, che vogliamo tirare i piedi un po' a sto Cagliari. In modo da... io sarei molto contento di tirarli all'Atalanta. Ah beh sì, però il pareggio, di Cristante, ex Atalantino, sì. Io non nascondo che ieri è stato un suicidio, diciamo, sì, in casa Atalanta, che ieri ho accolto con molta soddisfazione la reazione di Gasperini, valeva il biglietto della partita, se sì, si poteva andare anche allo se io per la corsa Champions. Allora, io detto ciò per l'Atalanta, vabbè, non si dice, però si è capito. Non possiamo dire niente, Flavio. No, non possiamo dire niente, ma secondo manco me sulle altre. Secondo me è la squadra che, con cui ci sta meno da fare. Sì, penso a mio avviso, anch'io al momento. Con l'Atalanta. Sì. L'ho detto l'altra tutti volta. D'accordo. Milan... Se il campionato fosse regolare andrebbero in Champions Inter, Atalanta e Napoli, a mio avviso. Le prime e si dovrebbe vedere loro tra Milan e Juventus. Sì. Questo è il mio pronostico. Teoricamente è così. Purtroppo la pratica però dice che siamo ultimi in questa, bravo, in questa ricorsa. Però Giovanni, in questo momento. No, vi do un dato, però non lo so se. Allora, da studi fatti, quando mi guardi da chi così, non possiamo sapere. Da studi fatti ieri, sì, no, ah, ieri, da Flavio, allora. Può essere pure, però è matematica, quindi la matematica diciamo, di solito non ammette repliche. Di solito è così. Se il Napoli le vince tutte, è matematicamente in Champions League. Sì. È chiaro. Perché ci sono gli scontri diretti, certo. Io ho calcolato,
ha avuto un flashback di quello specchietto perde che punti, hai ragione. Ha avuto qualcuno proprio un flashback. Punti, quindi il Napoli... No, è matematico. Ci sono scontri diretti. Il problema, sai qual è? Che okay. Non è matematico che li vinciamo in questo fai nato di scherzo. Mettiamoci la firma, dove si firma però, per questa cosa? Però è giusto che tutti noi sappiamo che se il Napoli... Cioè, voglio dire, alla fine noi dobbiamo... Ci divertiamo a guardare Atalanta, Milan, Juve, però se noi le vinciamo tutte, cioè ci vediamo solo il Napoli che le tu vince, stai dicendo, siamo a posto. Tu stai dicendo che il destino del Napoli ce l'ha nei suoi piedi. Assolutamente sì, è così, è matematica. Così. Assolutamente, con questo bel augurio noi siamo in chiusura. Grazie mille Giovanni Gaudiano. Grazie a te, grazie a tutti, grazie a Flavio per la bella, per la bella serata. È sempre molto di compagnia. Flavio, prima di salutarti... Eccoci qua, Club Napoli. Lo stemma mitico ormai del Club Napoli, stessa Urunga. Flavio, con questo Covid purtroppo i club soffrono. Noi siamo chiusi da ottobre, dalla metà di ottobre, per decreto, giustamente, legge, DPCM, vari DPCM fatti. Noi speriamo che a giugno possiamo aprire. Però nel frattempo comunque ci siamo dati da fare, facciamo anche una trasmissione ormai certo. Che va sul web, sulla radio web Aurunca e insomma tra le altre cose le solite attività del sociale, l'impegno nel sociale, abbiamo molto curato i rapporti con i Club Napoli nel mondo. Una bellissima realtà. E non abbiamo manco tralasciato il sociale, insomma, con opere anche di beneficenza, insomma, ci siamo difesi finché abbiamo potuto. Ringrazio tutti i soci per il loro sostegno. Saluto anche al presidentissimo Massimo. Presidentissimo. Io lo chiamo il Deus Ex Machina. È fantastico, il presidentissimo. Numero uno. Spero che una volta passata questa situazione Covid di avervi tutti in studio, lo sapete veramente. Facciamo pure una trasmissione sulla serie. Che permette di fare una vostra esterna, se volete. Fantastico, avremmo infatti. Anche questo onore. Ne parlammo, infatti, ricordo già qualche anno già fa qualche e sarebbe fa. Bellissimo. Certo. Non vediamo l'ora veramente per parlare magari anche di un finale di stagione positivo. Speriamo davvero. Grazie mille, Flavio. No, grazie a te, Alessia. Veramente grazie anche a Giovanni. Piacere grazie di averti a te per la presenza. Grazie anche a voi che ci avete seguito. Appuntamento a venerdì prossimo qui a Teleprima con Prima Serie A. Alla prossima.